fatto che oggi non si ha più la consapevolezza di avere uno Stato alle spalle, perché negli ultimi anni lo Stato ha sempre tradito i lavoratori e gli imprenditori. Di conseguenza è chiaro che magari questo non è il caso più disperato, quindi non ci chiediamo come sia stato possibile. La risposta è perché quando qualcosa va storto, se hai uno Stato alle spalle che ti protegge, allora sei consapevole che puoi farcela ancora, altrimenti si innesca un meccanismo che chiaramente porta al pessimismo e in questi casi estremi si risolve così. C'è una soluzione in realtà che non è chiaramente la flessibilità. La flessibilità serve per le aziende sicuramente perché c'è bisogno di poter assumere, ma finché le aziende le tassiamo al 53%, finché c'è un IRAP che le strangola, il Movimento 5 Stelle ad esempio alla Camera ha proposto l'abolizione dell'IRAP per le aziende sotto i 2 milioni di fatturato, oppure ad esempio per i lavoratori che non riescono appunto a farcela, ad andare avanti, o peggio ancora quelli totalmente inoccupati, noi abbiamo proposto il reddito di cittadinanza, un reddito che garantirebbe dignità sociale con una riforma del mercato del lavoro e una riforma sicuramente dei centri per l'impiego che potrebbe realmente risolvere il problema dell'inoccupazione. Queste sono cose concrete che si possono fare per cambiare sicuramente le prospettive e la speranza dei lavoratori. Allora, Nicola...